per la nostra vacanza, per la nostra estate, per la nostra salute, per il nostro aspetto. Rosanna Lambertucci! Ciao Rosanna, ben arrivata! Qual era il programma che poteva inventare, condurre per 7 anni una donna come Rosanna Lambertucci? Più sani e più belli, non l'hanno trovata proprio... Non state a vergognare quando dite queste cose. Io poi sono, anche se non sembra, timidissima. Allora tutti questi applausi, queste cose carine che mi dici. Ma tu te le meriti, 7 anni di trasmissione di successo, per non parlare di quelle precedenti. Grazie. Senti, Rosanna, io... Tu lo sai, ci incontriamo molto spesso al trucco, in orari, mattina presto, pomeriggio tardi, eccetera. Tu sei sempre in ottima forma. Quanto ti pesa questa forma che hai? Cioè, come riesci a... Guarda, Loretta, oggi mi peserebbe non averla questa forma. Io devo tutto al mio lavoro. Lo racconto, mi dicono, dice, ma tu sei sempre stata così. Io avevo una serie infinita di cose che non andavano bene. Ero una che non digeriva niente, ero una che aveva sempre qualche cosa. Sai, mi dicevano, dice, tu camperai fino a 100 anni perché sei un male al giorno. No, sì, toglie il medico, la pentola, ecco, quella sana, brava, si rompe definitivamente, quella oggi, che si becca di tanto. Non so se vivrò fino a 100 anni, però tutti questi disturbi non li ho più, io lo devo al mio lavoro perché mi ha insegnato, io sono stata la prima a imparare col mio lavoro. Allora senti, se io ti domandassi, non so se il benessere comincia a tavola, nel momento del tempo libero o durante le ore di lavoro, tu diresti ti devo dare durante le ore di lavoro per me, perché ho imparato tante cose, però ti devo dare una risposta che non è esattamente secca su una cosa, perché lo star bene è un insieme di cose che comincia sicuramente a tavola. Allora quando noi ci sediamo a tavola dovremmo imparare a ragionare un pochino su quello che mangiamo. Noi mangiamo meccanicamente, invece programmarsi mentalmente i nostri pasti sarebbe una cosa molto intelligente. E poi un'altra cosa che è molto semplice perché è davvero alla portata di tutti è il camminare. Camminare? Camminare, non c'è bisogno, certo per chi ha la possibilità di fare palestra ancora meglio, però se ognuno di noi riuscisse davvero a camminare 1 ora al giorno, il parere è concorde tra tutti gli esperti che ho consultato. Oh, camminare che non vuol dire né correre, che non vuol dire né guardare, vuol dire... E non vuol dire però guardare le vetrine. No, no, un passo, diciamo, ecco, un passo, ben cadenzato. Un passo sostenuto, sì. Anche se non correndo, perché non tutti possono permettersi correre, di esatto. correre, mentre il camminare a passo sostenuto va bene per tutti. Allora mi si dice, per esempio, ma 1 ora al giorno è impossibile. Allora provare a fare 1/4 d'ora 4 volte al giorno. Quello è chi facile. È che non trova 1/4 d'ora 4 volte al giorno? Allora, ma tutti, anche perché oggi prendere la macchina è assurdo. Allora le donne che hanno, le donne che hanno le caviglie che si gonfiano, quelle antiestetiche venuzze sulle gambe, la cellulite, intanto potrebbero cominciare a fare questa ora al giorno di camminata. Perché è una forma di riattivazione della circolazione. Pensate che è stato calcolato che camminando 1 ora al giorno nel giro di un anno si perdono, senza alterare il regime alimentare, 3 kg. Soltanto camminando 1 ora al giorno. Ma pensa, vedi quante cose belle ci stai dicendo. Secondo te quali sono i danni che noi arrechiamo al nostro potenziale? Nel senso, ho letto da qualche parte che volendo noi potremmo vivere, se conducessimo una vita sana, regolare, insomma giusta, che non si sa bene adesso quali sono poi le norme, no? Da rispettare, potremmo vivere fino a 140 anni, quindi è segno evidente che noi qualche danno ce lo facciamo da allora, soli, i più gravi. Il danno più grave secondo me è il non rendersi conto che non ci si vuole spesso bene, no? E allora ci violentiamo, facciamo delle cose che lo sentiamo già prima di farlo, che ci faranno del male, però le facciamo lo stesso. Poi ovviamente non so, questi ragazzi, voi fumate? Dite la verità. No, dite la verità, chi è che fuma? Sì. Quanti fumano? Alzate le mani. Ecco, però vedi che cosa meravigliosa, qui hanno alzato le mani 3 persone. Sono quindi dei falsi tremendi, i giovani, no, che poi dopo te li faccio vedere. Perché i giovani di oggi, secondo me, sono più saggi dei nostri papà, perché prima non c'era questa educazione sanitaria. È vero. Non c'era la Lambertucci che rompe le scatole ogni volta che dice non fumate. Sì. E quindi uno non si rendeva conto dei danni incredibili del fumo. Allora, volersi tanto bene significa non sottoporsi a degli stress anche psicologici, non abusare proprio di noi stessi, delle nostre forze, non tenersi a tutti i costi vicino le persone sbagliate, quelle sono delle quelle cose che uccidono. E Loretta, quelle però è difficile, come fai? E bisogna imparare anche a volersi bene in quel senso. Hai ragione. E poi cercare veramente di non fumare e di camminare. La tavola è fondamentale. Posso dirti una cosa che non vuole essere un annuncio pubblicitario, però io sto scrivendo un libro che si chiama
La salute via mangiando, che uscirà a ottobre di Mondadori, perché veramente insegnerò come si può attraverso il cibo costruire il genere. Già i più sani e più belli c'erano degli inserti. Sì, ma io vedi, ho fatto una raccolta veramente di notizie prese da tutto il mondo di questi esperti di alimentazione che curano con l'alimentazione. Cioè ci sono una gamma infinita di malattie che si curano solo con l'abbinamento dei cibi, con alcuni escamotaggi dal punto di vista alimentare. Io penso che una cosa giusta sarebbe quella di insegnare ai bambini fin dalle elementari a volersi bene, come dici tu. Sì, sì. Ma secondo te quali sarebbero le prime cose, i primi elementi che dovrebbero scoprire i bambini fin da piccoli? Ecco, intanto a non rimanere ore davanti al televisore. Che è un mezzo meraviglioso perché ci permette di imparare tutte queste cose che stiamo dicendo, ma comunque il bambino deve vivere all'aria aperta. Deve imparare... un medicinale, usare con cautela. La Lauretta deve imparare a mangiare di tutto, perché le mamme per pigrizia spesso, ed è un rimprovero che io faccio affettuoso, ma è un rimprovero, danno mangiare delle cose sbrigative, invece il bambino deve abituarsi a mangiare tutte le verdure, tutti i tipi di cereali, perché il gusto si deve abituare fin da piccoli. Quindi è vero. Una volta che uno fa questa base di partenza, che poi dopo da solo può prendere tutte le informazioni necessarie. Senti Rosanna, vorrei innanzutto offrirti la nostra spilla al 66 della Cocepa Gioielli, che ha fatto apposta per noi, così almeno questa cosa è unica. Quanto sei carina, grazie. E poi vorrei che tu ci dicessi qualche cosa circa la edizione estiva di questo Più Sani Più Belli e se l'anno prossimo poi riprenderà con il ciclo normale. Allora dunque, la serie estiva inizia il 18 di giugno, tutte le domeniche, all'ora di pranzo dalle 12.30 all'1 sulla seconda rete. E sarà una riedizione che secondo me vi piacerà in maniera straordinaria, ne sono convinta. Andrà in onda fino alla metà di novembre e poi da metà novembre inizia la nuova serie. Esatto, inizia la nuova serie che probabilmente però verrà a cambiare di collocazione finalmente, perché abbiamo finalmente ascoltato le migliaia di richieste. Perché il venerdì pomeriggio non tutti riuscivano a vederlo. Lo so. Vabbè. Ci sono tante collocazioni che hanno queste. Allora, se adesso siete invitati ad essere più sani e più belli, da novembre dovranno cambiare il titolo a questa trasmissione, perché se seguiamo i consigli di Rosanna saremo sicuramente sanissimi e bellissimi, così si chiama la prossima edizione, l'ottava per l'esattezza. Grazie Rosanna Lambertucci, buone vacanze, primo spot per tutti coloro che vogliono giocare con noi.